Saranno ancora una volta la Basilica e la Piazza di San Domenico ad Arezzo ad ospitare la 62esima edizione del concorso polifonico aretino dal 23 al 31 agosto, che con il suo fitto calendario di appuntamenti rimane uno dei luoghi prediletti della musica corale internazionale. La commissione artistica del concorso, dopo un'oculata selezione, ha scelto 16 cori provenienti da 11 paesi, i quali assicureranno uno spettacolo di alto livello che si articolerà tra le diverse categorie presenti nella competizione, come quelle di canto gregoriano e medievale. All'interno della kermesse corale si inserisce anche l'ottava edizione del Guidoneum Festival, che nella serata di lunedì 25 agosto vedrà come protagonisti gli studenti del Liceo Musicale Statale Francesco Petrarca di Arezzo con un concerto strumentale e vocale. Gli appuntamenti musicali saranno intervallati da momenti di approfondimento culturale, come la tavola rotonda di domenica 24 agosto alle 18:30 sul tema I 30 anni della Federazione Italiana Associazioni Regionali Corali, in cui il professor Claudio Santori farà da moderatore alla chiacchierata che vedrà protagonista il suo presidente, Sante Fornasier. Nella serata di mercoledì 27 agosto sarà la volta del concerto di una voce ormai celebre a livello internazionale, quella di Fra Alessandro Brustenghi d'Assisi, che si esibirà con l'accompagnamento dell'insieme vocale Vox Cordis. Anche quest'anno la Fondazione Guido d'Arezzo propone una settimana densa di virtuosismi musicali, ma anche di lode religiosa, che culminerà nella giornata di sabato 30 agosto con la premiazione del coro vincitore. Infine, domenica 31 agosto alle 11, la messa solenne partecipata da tutti i cori che hanno preso parte alla manifestazione celebrata nella Basilica di San Domenico e che sarà seguita in diretta esclusiva dalla nostra emittente.